Come sappiamo, questa attesa anche rispetto a quella che sarà la vostra posizione, se ci vuole dare una notizia e svelarcela adesso, siamo felicissimi. Beh, innanzitutto la notizia l'ha data il collega, perché effettivamente già andando a eliminare questi aggettivi che potevano creare una certa confusione, si mette un po' più chiarezza sull'importanza di votare questa missione, perché io sono d'accordo sul fatto che una missione difensiva, noi siamo d'accordo che una missione difensiva bisogna chiaramente votarla e attuarla. Quello che ci spaventava, secondo noi, a nostro avviso, è un po' la voglia un po' di fare i forti da parte di, non del collega, della sua parte politica, ma più che altro di Fratelli d'Italia, di fare, insomma, la voce grossa, facendo finta di essere veramente dei guerriglieri, del dare l'idea che loro possono anche fare una guerra. Cioè, è una cosa subdola dal punto di vista comunicativo, ma che si vede sempre nella comunicazione di Fratelli d'Italia. Quindi da questo punto di vista, se la... Beh, abbiamo anche la guida della missione Aspides, comunque va precisato, cioè comunque c'è un impegno. Sì, però un conto è allora, sul tema, tra l'altro vorrei dire anche che, tra l'altro, c'è un altro fatto importante che si sta vedendo proprio sul discorso del movimento delle merci dal punto di vista internazionale, che stanno aumentando, per esempio, dopo un periodo di crisi, i voli cargo. I voli cargo erano un settore molto in crisi, tra l'altro anche grazie diciamo, per la crisi del passaggio nel Mar Rosso, i voli cargo dalla Cina stanno anche aumentando, quindi si sta anche spostando dal punto di vista economico il movimento delle merci, quindi è molto importante anche capire quanto sia strategico. Quindi il discorso del Movimento 5 Stelle è chiaro: di fronte a una, come dire, posizione chiara di strumento difensivo, che poi è giusto anche non entrare nel andare a specificare come le nostre forze armate devono attuare questo tipo di difesa, è corretto. Vanno prese, diciamo, non facendo come hanno fatto anche recentemente dopo la Sardegna, diciamo, delle similitudini con quello che accade a livello nazionale. Beh, però se ne perdi una e poi ne perdi due, insomma, ovviamente ha un peso diverso. Vedremo. Prego, Gubitosa. No, vedo che il collega già mette le mani avanti in caso di sconfitta. No, per dire, no, se no, perdiamo anche in Abruzzo, no, non è successo niente. C'è una qualche preoccupazione. Si legge una preoccupazione. C'è, e giustamente, come diceva il collega, loro hanno fatto di tutto di più per fare danni in quella regione, e lo vediamo dalla sanità. E io sono convinto che quando ha chiamato il nostro campo larghissimo, in realtà noi mettiamo a centro i temi e sui temi cerchiamo di creare alleanze. Tant'è vero che, voglio chiarirlo, il Movimento 5 Stelle con gli alleati non ha accordi strutturali. Noi non andiamo come il centrodestra, che invece mette dentro di tutto e più sempre insieme. Noi mettiamo prima al centro i temi, e quando sui temi c'è convergenza si creano le alleanze. Quindi il candidato, i temi, appunto, e solo su quello si decide. Oggi, no, perché pure Calenda oggi ci ha detto la stessa cosa. È una cosa saggia, perché sennò si rischia di fare come loro, che si alleano per vincere le elezioni, come hanno fatto con le politiche, e poi dal giorno dopo stanno solo a litigare. Dal giorno dopo governiamo, quindi, senza governare, attaccati alle poltrone, diciamo, però litigano su tutto. Non c'è stato quindi un voto difforme dall'inizio. No, mi faccio come tal, non l'ho interrotto. Oggi cosa sta succedendo in Abruzzo? Che sicuramente dopo la Sardegna, io ci sono stato in Abruzzo e posso dire che ho respirato un'aria buona. La gente in strada mi diceva che giustamente qualche indeciso prima magari era contro il governo, sia di centrodestra in regione Abruzzo, sia contro la Meloni, e non voleva andare a votare perché quest'area di imbattibilità della Meloni sembrava così grossa da dire non ci voglio proprio andare a votare perché comunque perdiamo. Invece è cambiata oggi l'aria. Cambia l'aria per dire voglio venire a votare, voglio scendere in piazza perché la possibilità di battere questo governo di centrodestra e anche il governo adesso di centrodestra è più in Abruzzo forte ed è più, cioè, evidente. Quindi scendo, allora, scendo a votare perché fermare, mi voglio mandare a casa. So, vedo. Dall'altro, Ander, non me ne voglia Gubitosa, c'è però un'alleanza con delle forti contraddizioni, cioè il fatto che il terzo polo, che dice pubblicamente e a livello nazionale loro sono mai compatti, con il Movimento 5 Stelle, visto, poi invece si allea sul territorio con il Movimento 5 Stelle, con Calenda, il che deve fare i giri di parole mandato, per i presidenti di regione, loro sono uniti, accettare questa alleanza. Ci sono un po' di contraddizioni, Gubitosa, o no? Loro invece sono veramente compatti. Stiamo vedendo con il terzo governa mandato che cosa stanno. Sono tre settimane che in Parlamento non si fa altro che parlare. Ma delle del governo spaccato, nella coalizione. Terzo mandato per i presidenti di regione e poltrone.
e i cittadini intanto però, Gubitosa, soffrono. Comunque concordo su una cosa. Come fate a stare col terzo polo? Senza polemiche, non riesco a capire se siete a livello nazionale, vi attaccate tutti i giorni e poi in Abruzzo state insieme. L'ho spiegato un minuto fa. Noi mettiamo al centro i temi. Detto questo, anche in Abruzzo, io penso che i cittadini abruzzesi debbano decidere, e così sarà, se questo governo abruzzese di centrodestra ha governato bene o male. Se i cittadini abruzzesi sono contenti della sanità abruzzese, devono andare al governo di centrodestra. Se i cittadini abruzzesi sono contenti delle infrastrutture, ma non delle balle elettorali, delle promesse che io chiamo cemento elettorale, che arrivano sotto elezioni e promettono mari, navi spaziali, promesse della Meloni, lo abbiamo visto come è andata a finire, ed è quello il vero rischio in Abruzzo per questo governo. Per questo potrebbero perdere, perché la Meloni in campagna elettorale ha fatto delle promesse che sono state tutte completamente inattese. L'abbiamo visto con lo sconto sulle tasse sulla benzina. Per rispondere alla domanda di Giubilei, perché non voglio evitare le domande, stavo dicendo che ovviamente da un lato ci accusano che abbiamo governato con la Lega, poi col PD, poi sicuramente il collega qui a destra, quando parlo di false promesse, dirà che Di Maio è uscito, che abbiamo abolito la povertà, le solite cose di questo governo di centrodestra, di questo governo, che per non assumersi le responsabilità, guarda, 5 anni fa, perché ovviamente dobbiamo parlare del passato, perché ancora oggi col governo di centrodestra dobbiamo attaccare il Movimento 5 Stelle, questa è la narrazione, e io sinceramente sono un po' stanco di questa narrazione, però rispondo, quando c'è centro il tema, no, lei ha detto ha governato con la Lega, io ricordo che con la Lega, perché abbiamo governato nel 2018, quindi diciamo le cose come stanno, però voglio dire una cosa, impariamo un po' a fare una cosa, vediamo i programmi dei partiti e vediamo se questi programmi, quando si governa, vengono rispettati. È vero che noi abbiamo governato con la Lega, ma mettendo il CEM al centro, nei primi 90 giorni di governo, noi abbiamo fatto il 70% messo su carta dei programmi, del programma, diciamo, elettorale. Abbiamo fatto lo spazzacorrotti, Reddito Cittadinanza, il Superbonus, piaccia o non piaccia, l'abbiamo fatto. Questi signori qua, di tutto quello che hanno detto in campagna elettorale, hanno fatto zero. Il partito del collega, mi faccia completare, 1.000 euro di pensione al mese minimo, l'avete fatto? No. Tolgo lo sconto sulle accise, l'avete fatto? No. Cosa avete fatto? Litigate tutti i giorni? Veramente mille anzi, euro una cosa l'hanno fatta. Lo sa che hanno fatto? Gliela posso dare una notizia? Hanno votato una risoluzione che prevede di investire lo 0,5% del PIL, quindi 5 miliardi di euro, in armi, mentre in Abruzzo la sanità cade a pezzi. Abbiamo i signori, giusto, 5 miliardi di euro in armi. Comunque, in armi. Adesso però Gubitosa sentirei l'onorevole Nevi. Gubitosa mi sta simpatico, quindi non riesco, diciamo, a infierire, però diciamo, è reciproca la fine, c'è, no? C'è un limite a tutto, Gubitosa, voi siete famosi in tutto il mondo, worldwide, perché avete promesso la abolizione della povertà. Ecco, l'ho detto, l'avevo avete detto, promesso, avete promesso che facevate le case gratis a tutti, avete prodotto il più grande buco di bilancio. Governate voi, mai, state voi al governo, parliamo dei 5 miliardi in armi. Lo so bene, lo so bene, infatti purtroppo noi siamo costretti a governare anche per recuperare i danni, e quindi perciò che avete, 5 miliardi in armi, 12 miliardi in ponte sullo stretto, noi qui i soldi ci sono, lo ribadiamo assolutamente, era un impegno. Entro 5 anni, guarda, vatti a vedere bene, vatti a vedere bene le promesse. Sembra che proprio fatto. Ogni elezione è una promessa. Onorevole Enrico, qual è la sua sensazione, insomma, anche sulla base ovviamente della propria sensazione, insomma, ormai a 5 giorni dal voto, invece dal suo punto di vista? Mi dispiace dover contraddire il sindaco dell'Aquila, però io credo che la passerella in realtà la stiano facendo gli esponenti del governo Meloni, perché proprio in base a quello che diceva il sindaco parliamo di molti annunci, spesso strumentali. Tra l'altro credo che proprio oggi addirittura il ministro Valditara visiterà una serie di scuole in Abruzzo. Se non c'è qualcosa più strumentale e propagandistico di questo, allora diciamo mi si venga a dire se invece la presenza del presidente Conte tra la popolazione abruzzese, non solo nei grandi centri ma anche nei piccoli centri, se non sia questa una vera presenza, perché si stanno raccogliendo le istanze di tantissimi cittadini abruzzesi che denunciano
Innanzitutto le carenze della sanità pubblica abruzzese, ci sono liste d'attesa anche per alcuni esami molto semplici che arrivano a più di 500 giorni. Abbiamo le infrastrutture dell'Abruzzo che sono al collasso, tra l'altro l'Abruzzo morfologicamente è una terra diciamo abbastanza difficile, però l'alta velocità è al palo e mentre le infrastrutture abruzzesi sono praticamente all'anno zero, questo governo vuole investire 13 miliardi per fare il ponte sullo stretto di Messina, 3 chilometri per un'opera faraonica non prioritaria, perché appunto ci sono regioni come l'Abruzzo e altre del centro e del mezzogiorno d'Italia che hanno una viabilità, un sistema dei trasporti e delle infrastrutture assolutamente inesistente. Per non parlare poi dell'autonomia differenziata che sarà l'ecatombe dell'Abruzzo come di tantissime altre regioni periferiche purtroppo del nostro paese. E per parlare anche dei fondi di sviluppo e coesione, sindaco, mi dispiace ma questi non sono investimenti. Il fondo di sviluppo e coesione è un fondo appostato nel bilancio dello Stato, è un diritto per i cittadini delle regioni del sud e del centro e anche del nord ricevere i fondi di sviluppo e coesione, non è una grazia, una concessione che viene a fare la Meloni o piuttosto il ministro. Guardi, a me piace ricordare che sono stati soprattutto i governi Conte, in particolare il secondo governo Conte, ad accelerare sulla ricostruzione. In particolare, io sono stata sottosegretario al Ministero della Cultura e guardi, venni proprio all'Aquila perché ad inaugurare il Maxi, quindi una sorta di seconda sede del Maxi di Roma nella città dell'Aquila, per dare un segnale di presenza e di rinascita culturale di una città importante come l'Aquila, così come di tutte le aree interne per le quali abbiamo varato il Piano Nazionale Borghi. Prima nel servizio si parlava dello spopolamento delle aree interne, sulle quali questo governo non ha messo un euro e non sta facendo nulla, anzi proprio dal PNRR sono state sottratte le risorse destinate ai piccoli comuni per mettere a posto sia il dissesto idrogeologico che tutta la questione della sensibilità sismica. Quindi, caro sindaco, la invito innanzitutto ad avere il rispetto dell'avversario politico, perché assolutamente io sono una persona che studia, una persona competente, come lo sono tanti esponenti del Movimento 5 Stelle. Non a caso in Sardegna la cara collega Alessandra Todde ha vinto proprio perché è stata un'ottima interprete, ecco, peraltro, di un progetto politico nato dal basso. Al contrario invece di Marsilio, che in questi 5 anni ha soltanto mal governato, e non lo dico io, lo dice la popolazione abruzzese. Peraltro, Rico, lei mi dà la possibilità di andare, le chiedo scusa, di andare su Sardegna, perché credo che su Sardegna, dopo averne parlato per giorni, credo che adesso il quadro è insomma definitivo. Almeno la decenza di dare informazioni reali alla popolazione, altrimenti parliamo per sentito dire come è chiaro, stato sindaco, sulle liste d'attesa, sulle infrastrutture, come sul onorevole Enrico, voglio sentire anche lei, ma anche sul caso dossier. Vengo da lei. Niente, non ce la facciamo ad uscire da questa retorica che credo sia l'unica a questo punto che ha a disposizione Fratelli d'Italia, il centrodestra, per muovere diciamo delle critiche nei confronti del Movimento 5 Stelle, cioè questa retorica che ci siano persone improvvisate, persone non competenti. Va bene, vedremo, a me risulta tutto il contrario, a me risulta che se questo governo ha 209 miliardi a disposizione da investire in questo paese è grazie proprio alla competenza e al fatto che il Movimento 5 Stelle lavora per il territorio. Poi i dati che dicevo io sulle liste d'attese che riguardano gli esami nella sanità abruzzese sono dati comprovati, e se lei si mette a camminare per la sua popolazione, riscontrerà che la maggior parte dei cittadini la prima questione che pongono all'attenzione della politica è proprio la questione sanitaria. Io credo che il popolo abruzzese sia un popolo molto fiero, un popolo che ha sofferto tanto e
credo che la politica debba provare finalmente ad ascoltare le istanze del popolo abruzzese. Quello che noi stiamo raccogliendo in questi giorni, come dicevo prima, è una popolazione che si aspettava un maggiore e miglior funzionamento della sanità pubblica, alla quale questo governo ha sottratto miliardi di euro per invece destinarli alla sanità privata, una popolazione che ha bisogno di infrastrutture funzionanti e che si vede poche centinaia di milioni promessi per realizzare una strada, a confronto invece dei 13 miliardi che il ministro Salvini, per pura propaganda, intende investire su 3 chilometri di ponte sullo stretto di Messina. Quindi credo che sia importante raccogliere questo grido di allarme, e credo che alla fine dovranno vincere le istanze del popolo abruzzese se davvero vogliamo dare una chance alla politica di essere finalmente seria. E fra 5 giorni. Non posso non far notare e osservare che siamo passati con la Meloni, che durante la pandemia è venuta in commissione bilancio alla Camera a dire: state sbagliando tutto, i cittadini hanno bisogno di soldi, diamo a tutti gli italiani 1.000 euro con un clic. Ce lo ricordiamo tutti questo. Quindi siamo passati dal 1.000 euro a tutti con un clic a non riuscire a far caricare su una piattaforma una richiesta di ristori per dei cittadini che hanno subito quei danni. E la Meloni cosa fa? Stesso stile, stesso approccio sempre. Vola alto e svia i problemi sugli altri. In questo caso svia il problema sulla piattaforma e lei non sa nulla, va solo in Emilia-Romagna a fare passerelle elettorali per i cittadini e non affronta nel merito il problema, dando la colpa alla regione. Posso dire una cosa? Io non lo so nemmeno io, come il collega, cosa è successo al tavolo della regione, perché noi non ci siamo in quel tavolo della regione, però siamo in Parlamento e posso dire una cosa. Hanno impiegato per litigare sulla poltrona del commissario per gli aiuti 3 mesi su un anno, come dice lei, 3 mesi solo per nominare Figliuolo. Hanno aspettato 6 mesi, quindi metà anno, solo per approvare un primo decreto in Parlamento. Quindi io non voglio entrare nel merito della piattaforma e sono contento che il collega si faccia carico di questa istanza, anzi, noi come opposizione siamo pronti a dare il nostro contributo insieme, per risolvere questi problemi, però non possiamo non notare che hanno buttato all'aria 6 mesi senza fare nulla. Allora, Roberto, e questo è il Parlamento. Vediamo che nonostante il passaggio di governi di tutti i colori, molti dei problemi sono lì esattamente come vengono qui da adesso, quindi credo, Gubitosa, che la questione sia un po' quindi più complessa. Diciamo che la Meloni ogni qualvolta non risolve un problema, quindi sempre può dare la colpa alle tradizioni del nostro paese, quindi dice non è colpa mia, in Italia funziona così. E allora io cittadino dico, allora che t'ho votato a fare? Che in campagna elettorale mi hai detto un sacco di, mi perdoni il termine, balle elettorali, e poi alla fine vieni e dici vabbè, ma funziona non così, non ci posso fare niente, è un problema di non è vero che non ci si può fare niente, paese. Si può fare molto. E allora perché non lo fa? E si allora perché molto. Non lo fa? Deve farlo. E allora perché non lo fa? Allora, poi voglio essere chiaro su Ponte sullo Stretto. Vabbè, innanzitutto io non capisco ancora quante altre campagne elettorali dobbiamo fare su questo Ponte sullo Stretto. Cioè, credo infatti, che centrodestra sono 20 anni che ad ogni elezione ripresenta il Ponte sullo Stretto di Messina. Quindi ci ha fatto campagna elettorale Berlusconi, adesso anche la Meloni con Salvini. Dopodiché, noi non siamo, come vogliono far credere loro, il partito dei no. Noi vogliamo solo vederci chiaro. E sul Ponte sullo Stretto non è chiaro nulla, è tutto non fumoso, non c'è nulla. E quindi immaginiamo per un attimo che Salvini sia serio quando dice a luglio partiranno i motori delle pale meccaniche. Allora noi iniziamo a fare una serie di domande. Uno, le persone che devono essere evacuate, lì è un'evacuazione di tutta quella gente, ad oggi non sanno nulla di dove andare, apprendono che dovranno cambiare casa dai giornali e a luglio partiranno i lavori, è mai possibile questa cosa? Poi le dico anche un'altra cosa, vorrei entrare anche nei numeri dei benefici di questo ponte. Salvini sul ponte di Messina ha detto: una volta che ci saranno 120.000 posti di lavoro, una volta 100.000, una volta 50.000, una volta 36.000, cioè quanti posti di lavoro ci saranno non lo sa nemmeno lui, perché sono numeri sparati all'aria così.
anche le coperture che lei ha detto, mi faccia dire anche questo, vorrei parlare anche io qualche minutino. Abbiamo visto 11 miliardi qualche e 6. Qualche minutino no, adesso, 11, facciamo, 11 miliardi e 6. Poi le ridò la da parola. Quello che ci è dato vedere, perché purtroppo nessuno ha visto niente su questo ponte, i costi saranno di circa 15 miliardi, 14 miliardi e 6. Se le coperture sono per 11 miliardi, dove prendono quegli altri? Dalle 30, regioni, credo, no? Dopodiché, un'altra cosa, parlavamo del... Di questo paese che cade a pezzi, alluvioni, dissesto idrogeologico sul nostro paese. Ebbene, è giusto ipotecare quei soldi lì, quindi ipotecare un ministero per 10 anni con quei soldi e dimezzare i fondi antidissesto idrologico del 50% nel biennio, allora, da 800 milioni circa a circa 400 milioni. Cioè, è una priorità. Sì, perché c'è la questione Floridia, onorevole Floridia, che non sta mai lì, perché lui è un governatore in smart working, e questo i cittadini abruzzesi lo hanno notato e ce lo stanno dicendo. Non avere il governatore in Abruzzo, che sta in Abruzzo, che è consapevole delle criticità dell'Abruzzo, è un problema per i cittadini. Un cittadino aspetta 500 giorni per poter effettuare una visita in sanità, il ministro Valditara è andato a raccogliere i suoi insuccessi in Abruzzo perché sono così sicuri di vincere quelli del centrodestra che hanno mobilitato un governo che si è fiondato tutto completamente in Abruzzo nell'ultima settimana, è andato persino il ministro dell'istruzione nelle scuole a fare campagna elettorale e per raccogliere che cosa? I suoi insuccessi, pensi un po', in maniera eclatante avevano parlato di questo liceo made in sì. Italy e in tutto l'Abruzzo forse riusciranno a istituire una sola classe, quindi è un insieme di insuccessi, ma con questa paura forse di non vincere stanno andando tutti. Allora, in, di sicuro le chiedo, senatrice Floridia, quello che ho capito io è che lì eravamo nel 2019, quindi stiamo parlando di 5 anni fa. 5 anni fa il neoeletto presidente di regione dice: adesso non si scherza più. Ora si fa la Roma-Pescara, ci si mettono i soldi e si va avanti. Sono passati 5 anni, adesso ci dicono: ora ci sono i soldi, si andrà avanti. Il PNRR viene spostato di un po', ma nel frattempo arriva 1 miliardo fresco fresco qualche giorno fa. I soldi per la Roma-Pescara c'erano, li avevamo messi noi con il PNRR, poi li hanno tolti e adesso, guarda caso, dopo un anno e più di inerzia, appaiono questi soldi, viene trovato questo miliardo, un po' meno di un miliardo, per questa tratta e, guarda caso, a ridosso della campagna elettorale. Ma dobbiamo A volte succede, ma dobbiamo dire una cosa, queste risorse vengono decantate adesso, ma saranno utilizzabili nel 2026. Che premura c'era di dirlo adesso se non ai fini elettorali? E questo significa prendere in giro i cittadini. Se posso, diciamo sempre Roma, ma in realtà è Chieti, quindi hanno trovato i soldi fino a Chieti. Poi da Chieti che succede? Ci vogliono altri soldi, per cui suona bene Roma-Pescara, ma non è Roma-Pescara, quindi bisogna anche essere corretti nell'informazione cittadini. Il progetto della Roma-Pescara è molto articolato, cioè non è soltanto questo lotto. Invece diciamo, la stima il progetto del ponte è semplicissimo, quindi per un progetto ponte si trovano 16 miliardi in un mese, per tutto l'Abruzzo si trovano 700 milioni, e allora è una scelta del governo abbandonare l'Abruzzo, va bene, ne prendiamo atto. Oppure la questione è quali e quante promesse voglio fare perché sono in campagna elettorale, perché ad esempio, siccome quando arrivate voi, noi di ponte sempre dobbiamo parlare, si sa. Ogni volta che siete su quel divano dobbiamo parlare di ponte sullo stretto, è obbligatorio. Ovvio. Dice l'onorevole Siracusano. Arrivo, senatrice Floridia, la vedo. No, perché ho avuto una notizia pazzesca. Che ci sono i documenti, per esempio. No, che il lavoro è già fatto quasi per metà da Berlusconi, non ho capito il progetto, cantiere, opera è già stata realizzata in precedenza e dalla quale si può ripartire. Non ho capito quale. Il progetto attuale che abbiamo aggiornato è un progetto tuttora è moderno. È aggiornato, è stato aggiornato da Stretto di Messina. Che non abbiamo ancora visto. Lo vedremo a breve. Sì, perché l'ultima volta che eravate qui aspettavamo di vederlo. Tara Baldino, Movimento 5 Stelle, con
la nostra Ciriello, nel giorno in cui, lo sentivate poco fa, Gasparri tira in ballo anche il vostro Caffiero De Rau, che è vicepresidente della Commissione Antimafia, esponente del Movimento 5 Stelle, che era alla guida dell'antimafia prima dell'arrivo, diciamo così, di questi, degli altri protagonisti di questa inchiesta. Ma guardi, dottor Parenzo, io la ringrazio per aver portato al centro del dibattito stamattina il tema vero, centrale, che è quello di un accesso illegittimo e illecito a delle informazioni sensibili di personaggi politici, dello spettacolo, dello sport, anche familiari di personaggi politici, come ha ricordato lei, la compagna del presidente Conte. Il problema però è che in questi giorni abbiamo assistito a un profluvio di dichiarazioni grottesche da parte del centrodestra. Ho sentito parlare addirittura anche di un'operazione 100 volte la P2, paragonata alla P2, ho sentito parlare di Caffiero De Rao come di un soggetto che sarebbe in conflitto di interesse da parte di chi? Di Gasparri, che è un conflitto di interesse che cammina praticamente, immerso nei conflitti di interesse, e invece di unirsi la politica contro questa operazione illegittima e molto grave, e spero che la Procura di Perugia faccia piena luce e chiarezza soprattutto sui mandanti di questa operazione, ci si divide, si utilizza, si strumenta questa vicenda con un'operazione grottesca di vittimismo del centrodestra, che, ricordiamo, il centrodestra è la coalizione che governa il paese, quindi è la parte forte del paese, che se la prende con le opposizioni e con la stampa. Ecco, questa è una classica operazione di delegittimazione dell'avversario che si inserisce nel quadro che abbiamo visto in questo anno e mezzo di governo del centrodestra. Floridia, Commissione, allora, Vigilanza intanto Rai. Intanto io non parlerei di dossieraggio. Se c'è stato un reato è giusto che venga punito, però permettetemi, un giornalista, quando chiaramente non concorre ad un reato, ha l'obbligo di raccontare ai cittadini le informazioni che ha, perché quello è un elemento di sana democrazia evoluta, e i cittadini, tutto ciò che è di interesse, devono saperlo. Il giornalista deve essere protetto in questo. Il diverso è se compie un reato. Floridia. I mandanti, i famosi mandanti di cui si parla, lei è d'accordo sulla ricostruzione e sull'idea che si è fatta del senatore Gasparri? No, ovviamente no. Ovviamente no. Il punto va tutto bene. Il punto sostanziale, no, va tutto male, perché un traditore dello Stato è un traditore dello Stato e va considerato come tale. La politica cosa sta facendo? Sta prendendo la destra, cosa sta facendo? Sta prendendo questo grave episodio e lo sta trasformando in un fatto politico, accusando persone come Caffiero De Rao, che sono stati un simbolo e sono un simbolo dell'antimafia, perché è come dire che se prendiamo due poliziotti corrotti dobbiamo rimuovere e dobbiamo accusare il capo della polizia. Chi sta a casa sa perfettamente che questo non avviene, perché non è possibile. Il loro obiettivo è semplicemente delegittimare tutti i presidi antimafia e anticorruzione agli occhi dell'opinione pubblica, usando personaggi come Caffiero De Rao. E perché? Perché in questo momento si stanno per spendere i soldi del PNRR e quindi non si vuole assolutamente nessuna forma di controllo. Hanno attaccato prima la Corte dei Conti, adesso i presidi anticorruzione, poi c'è la legge Bavaglio, e noi siamo assolutamente orgogliosi di aver portato in Parlamento persone come Scarpinato e come Caffiero De Rao. Non so se possono dire loro la stessa cosa, avendo portato persone come Dell'Utri, come della Chiesa. Quindi non è giornalismo, è illegalità, è un tradimento. E domani non può partecipare all'accertamento dei fatti uno che ha presieduto la procura antimafia, che è vero, De Rao, senza accorgersi di questo che ha creato. Secondo lei c'è un conflitto di competenza domani nella audizione? Io sentire Gasparri che parla di conflitto di interessi, o Renzi che attacca De Rao sul conflitto di interessi, è imbarazzante, perché se c'è una persona che a mio avviso ha avuto problemi e ha problemi di conflitto di interessi è proprio il senatore Gasparri, e chi sta attaccando oggi Caffiero De Rao. Quindi da voi lezioni assolutamente nulla. Per noi Caffiero De Rao è assolutamente un simbolo dell'antimafia, e questa strumentalizzazione fatta per delegittimare persone dello Stato che hanno dedicato una vita alla difesa dello Stato come Caffiero De Rao è un atto di delegittimazione che la destra sta sfruttando. Non è successo niente. Io non ho mai detto che non è successo nulla, e vi ritrovo manettari. Ma siete diventati dei manettari incredibili. Guardiamo
i fatti, guardiamo i fatti. Il fatto è che Caffiero De Raho non c'entra nulla, come non c'entra nulla il capo della polizia se prendono due poliziotti corrotti. Ci arriva anche lei. No, ci arrivi anche lei. Io non so se poi vogliamo fare di tutta l'erba un fascio, perché dobbiamo creare sgombro politico. Ma Caffiero De Raho è orgoglioso di venire in Parlamento e noi siamo orgogliosi di averlo portato in Parlamento. Lei, ripeto, lei è orgoglioso di denunciare, io sono orgoglioso di Scarpinato. Sono culture diverse. Che gli obiettivi erano molto legati. E che lei continui a attaccare sul conflitto di interessi di Caffiero De Raho, mi dica, ma parli del suo di conflitto di interessi. Cercheremo di capire di più nei prossimi giorni con le inchieste che lei perché faceva emendamenti per la sua società. No, io adesso ti querelo pure perché ma che cosa querela? Sono bugiardi, deliberatori, hanno invaso lo Stato con una volontà di violare le leggi. Scopriremo qualcosa di più nei prossimi giorni con questa inchiesta. Vantatevi di Dell'Utri, adesso vi voglio portare di tutte le condanne, una pagina oscura della democrazia. Vantatevi di Dell'Utri e di tutte le condanne che avete avuto. Se c'è un'indagine su quella persona, il finanziere, il poliziotto, eccetera, può accedervi a questi dati e recuperarli. Scusate, ma su 150.000, come hanno fatto a scegliere esattamente quegli 800 punti di domanda? Floridia. No, io non focalizzerei però l'attenzione su questo, diciamo, continuo vittimismo che vi contraddistingue. Cioè, sempre c'è qualcuno che vi perseguita, c'è sempre qualcuno che ce l'ha col centrodestra. Parliamo dei problemi reali dell'Italia. Chi fa politica chiaramente è esposto. Questo è un problema reale dell'Italia. Se c'è stato un reato, perdoni, è gravissimo. Senatrice. Se c'è stato un reato, è gravissimo, ovviamente. Ma chi fa politica, mi scusi, domani, se Inciocchi vuole fare politica, dice dove vado? Vado nel centrodestra e dopodomani ha il rischio, si espone al pericolo di essere letteralmente devastato dai concittadini, sono in pericolo, la democrazia abbiamo, è in pericolo. Abbiamo scelto di fare politica abbiamo scelto di fare politica, siamo esposti, lì dove c'è un reato abbiamo gli strumenti per difenderci, ma è normale essere esposti a delle indagini indigesto per lo stesso candidato della sinistra. Floridia. Sono così sicuri di vincere che praticamente hanno mandato lo Stato Maggiore di tutti i ministri in Abruzzo per fare campagna elettorale, hanno sbloccato dei fondi la settimana scorsa per la Chieti Roma e io Pescara. Vi chiedo, siamo ad Agorò, a chi l'ha visto? Pescara Roma. Pescara Roma. Pescara Chieti. Ovviamente c'è Pescara Chieti, perché a Roma non arriva, e questo lo sai bene, quindi chiamarla Pescara Roma è eccessivo. Ma diciamo... Beh, è un percorso, chiaramente Pescara, 700... I soldi 750, ci sono per Pescara Chieti. Ma detto questo, siamo ad Agorà o a chi l'ha visto? Perché Marsilio in Abruzzo non l'ha visto nessuno. Lavora in smart working. Abbiamo visto dalla clip che ha detto che il governo Conte allora aveva stanziato le risorse per la ricostruzione, peccato che queste risorse non sono state messe a terra, perché come abbiamo anche sentito dai cittadini dell'Abruzzo, mancano ancora molti alloggi nonostante le risorse il governo Conte le avesse date alla regione. Ricordiamo che c'è una sanità disastrata, 500 giorni per una visita per i cittadini dell'Abruzzo. E poi, scusate, è veramente triste che addirittura mandiate il ministro dell'istruzione a fare campagna elettorale nelle scuole inopportuno. Sarebbe stato opportuno andare la settimana successiva nelle scuole, guarda caso, e va a fare che cosa? A raccogliere un insuccesso, il famoso liceo Made in Italy in tutto l'Abruzzo. Forse riescono a costituire una sola classe. Zero risorse per la scuola, è veramente triste queste passerelle che state effettuando. Quindi, in Abruzzo. Gli applausi che proprio rispetto a quel confronto. Se posso che rompere c'è l'idillio politico, dottor Vicaretti, no, magari dico ma no, la mia perché. Sì, lo rompo un attimo l'idillio politico perché alcune manifestazioni, alcune dichiarazioni di esponenti di centrodestra fanno presagire la solita sindrome d'accerchiamento del centrodestra, secondo la quale tutti ce l'hanno con loro, non li fanno lavorare, per questo hanno litigato con ANAC, hanno litigato con la Corte dei Conti, hanno litigato con la magistratura, è sempre la solita storia. A che pro? Lo fanno semplicemente per distrarre i cittadini rispetto al disastro economico che stanno facendo, perché il centrodestra questo lavoro fa, cerca di
di distrarre i cittadini, dicono che tutti ce l'hanno con loro e invece la realtà è che stanno governando malissimo il paese. Quindi io spero che i cittadini non si facciano distrarre da queste cose. Il Movimento 5 Stelle, non da solo, ma il Movimento 5 Stelle è stato sicuramente uno dei partiti che ha più voluto il superbonus. Ricordiamo, il superbonus è una idea che salta fuori dopo l'enorme crisi che abbiamo avuto a seguito del Covid ed è stato sicuramente inizialmente un modo che abbiamo pensato per far risalire il prodotto interno lordo del paese. Poi è stato procrastinato tutti gli anni e questo è un enorme punto di domanda sempre mio e di Daniele Manca. Non è che metto le parole, è che lo leggo, quindi so che come la pensa anche per quello. Prego. Noi abbiamo avuto il coraggio di produrlo e di difendere il superbonus. Poi tutte le forze politiche lo hanno sempre sostenuto e prorogato, compreso anche il governo. Parto innanzitutto dall'affermazione se esiste o meno il buco di bilancio. Allora, se esiste il buco di bilancio abbiamo due problematiche. Uno, perché il governo non ha fatto un'azione correttiva per coprire questo buco, e due, abbiamo fatto un falso in bilancio. L'ha fatto la ragioneria dello Stato, la legge di bilancio, l'ha fatto la Banca d'Italia, l'ha fatto la Corte dei Conti, l'ha fatta anche la Commissione Europea. Non esiste nessun buco di bilancio causato dal superbonus, anche perché, come è stato detto all'inizio della trasmissione, lo spread è ai minimi storici e i nostri investitori, sia nazionali che esteri, continuano a sottoscrivere il debito pubblico. Quindi non è il problema del buco di bilancio. Nessuno dei miei sogni nel cassetto si è realizzato. Io avrei voluto fare la cantante, ma sono stonata. Avrei voluto giocare nella nazionale di pallavolo, ma sono nana. Avrei voluto conoscere Michael Jackson, ma è morto troppo presto. Tra questi sogni non c'era quello di fare il Presidente del Consiglio dei Ministri, perché sono per questo una persona troppo lucida. E so, insomma, che in questa occasione ci si aspetta dal Presidente del Consiglio un intervento leggero, divertente. Io non ero leggera manco a 15 anni. Figuratevi dopo 16 mesi che faccio il Presidente del Consiglio. In tutto questo voi mi invitate nel giorno in cui perdo le elezioni in Sardegna e sto pure facendo la quaresima e non posso neanche affogare i miei dispiaceri nell'alcol, per cui non è la giornata oggettivamente migliore per aspettarsi da me della simpatia e dell'allegria. È andata così. Era il Presidente che naturalmente scherzava alla cena dei corrispondenti esteri, no? Il Presidente del Consiglio Meloni si è definita un underdog, ovvero una definizione che significa un po' essere sfavoriti. Anche lei sente di appartenere a questa categoria, cioè l'underdog, lo sfavorito che poi alla fine ce la fa e vince? Beh, diciamo che noi non eravamo nelle condizioni migliori per poter vincere, perché mentre la destra, centrodestra in Sardegna si è presentato compatti unito, noi ci siamo presentati invece con due candidature, e questo sicuramente ha creato inizialmente, all'inizio della campagna, sfiducia anche nell'elettorato che invece voleva veramente incarnare una alternativa. E devo dire che invece, man mano che la campagna elettorale è andata avanti e man mano che abbiamo cominciato a girare i territori per condividere il progetto, è cresciuto l'entusiasmo ed è cresciuta anche la fiducia. Io devo veramente ringraziare tutto il lavoro fatto dalla coalizione, ma me lo consenta, da tutte le donne della mia coalizione e anche da tutte le donne che sono andate a votare in Sardegna, perché io rappresento un cambiamento vero da questo punto di vista. Dopo 75 anni di autonomia sono la prima donna che può diventare presidente della regione Sardegna. E in questo senso davvero il mondo femminile ha inciso tantissimo e le ringrazio. Diciamo, eventi catastrofici come la tempesta Daniel potrebbero colpire qualunque parte del nostro territorio, l'isola in particolare, la Sardegna, che tra l'altro ha già avuto delle alluvioni anche catastrofiche, 2013-2020 se non erro. Degli eventi che hanno causato anche delle Come fa la vittime, politica a star dietro queste cose? Mi spiace che c'è un po' di ritardo. Intanto una cosa che
Vada. Una cosa importante e urgente che noi abbiamo proposto e che vorremmo realizzare, che vogliamo realizzare in questi 5 anni di mandato, è una legge di governo del territorio, perché una delle cose che deve essere fatta assolutamente è mettere insieme il tema ambientale, il tema energetico, il tema paesaggistico, il tema urbanistico, il tema legato al rischio idrogeologico, e chiaramente bisogna dare delle linee guida di governo del territorio che possano ovviamente fare in modo anche di sapere che ci sono questi fenomeni e che chiaramente devono essere gestiti. Ecco, questa è una cosa fondamentale, scusi, per noi, ed è una cosa su cui ci misureremo. Frase che mi ha molto colpito, cioè creeremo una società energetica regionale che ci permetterà di produrre e gestire in autonomia l'energia elettrica. Cioè, sta pensando di trasformare la Sardegna in una superpotenza energetica, in buona sostanza? No, sto cercando di seguire il buon esempio fatto da altre regioni autonome, come per esempio il Trentino. È importante che il nostro piano energetico parta da un presupposto, che il nostro paesaggio e il nostro ambiente sono beni non negoziabili da un lato, dall'altro che noi siamo ovviamente per la transizione ecologica e la vogliamo portare fino in fondo, ma in questo momento in Sardegna c'è una speculazione veramente importante legata alle rinnovabili. Questa speculazione va fermata. Questa certo. Speculazione nasce dal fatto che non ci sono regole, dal fatto che non è stata definita la mappa delle aree idonee, quindi non è stato detto a chi sta facendo investimenti guarda che qua lo puoi fare, invece qua non lo puoi fare, delle regole chiare legate all'insediamento nei territori, ed è importante che questo venga fatto immediatamente. Allo certo. Stesso tempo, visto che noi abbiamo la fortuna di avere sole, vento e mare, che sono di fatto il nostro petrolio, è anche importante che questi investimenti vengano fatti in maniera condivisa con la regione, e che la regione possa anche trarre beneficio da utili che possono per esempio essere utilizzati per abbattere la bolletta dei sardi, o per abbattere per esempio la povertà energetica. Quindi ecco. Sono temi che devono essere utilizzati e utili che devono essere utilizzati per fare in modo che anche l'isola dal punto di vista produttivo possa diventare più competitiva. Ricciardi, era chiaro che è una missione difensiva, quindi non andiamo a sparare addosso a nessuno, abbiamo mai fatto, insomma, quindi è bene che voi abbiate votato a favore, e invece hanno votato i colleghi dell'Alleanza Verdi-Sinistra. Questo, io da quello che ho capito dal dibattito, credo sia un ragionamento loro che io rispetto, nel senso loro pensano che in prospettiva possa essere il via libera per una missione di tipo diverso. Noi abbiamo ragionato sull'oggi, e oggi riteniamo che assolutamente si dovesse intervenire per difendere le navi che transitano da quel pezzo di mare. Chiaramente abbiamo ribadito il fatto che questa missione rimanga a carattere difensivo, e è stato votato questo impegno, e l'ufficialità del Parlamento è sempre importante, e anche l'informativa alle Camere, perché purtroppo in questi ultimi anni abbiamo visto che sulle informazioni alle Camere di quello che accade in politica estera è un po', diciamo, si scarseggia, perché ad esempio sull'Ucraina si è andati a fare un memorandum dove diciamo che per 10 anni diamo 5 miliardi di armamento all'Ucraina ogni anno, perché questo abbiamo detto nel memorandum, senza un voto parlamentare, lo 0,25 del PIL lo destiniamo, non, e si parla di 5 miliardi, l'impegno che abbiamo fatto a livello europeo. Io non lo questo, so. E questa è la realtà. Il nostro memorandum non prevede affatto né 5 miliardi, né 5 euro, né 5 miliardi. Di aiuto come Unione Europea, di aiuto lo 0,25% del PIL che dobbiamo destinare, che è quello che abbiamo votato, quello che abbiamo detto e che abbiamo votato. Diamo quindi un numero. Non passiamo totale, dal Parlamento su queste cose. Il totale che spendiamo per la difesa ogni anno è 24,6 miliardi. Questo è quello su cui siamo impegnati. Ma quando questo è quello che abbiamo fatto. Ma guarda, che non è così. Chiedo aiuto ai miei esperti sanitari. Noi diamo 5 miliardi all'anno all'Ucraina. Ci siamo impegnati in questo accordo che noi siamo gli unici all'Europarlamento che non abbiamo votato, che si fa questo supporto decennale all'Ucraina, con l'accordo poi bilaterale che ha firmato la Meloni di ricostruzione la scorsa settimana, che è andata a Kiev. Questa cosa non è passata dal Parlamento, non si sa quanto sia di ricostruzione o di armamenti.
si parla di, allora c'è un pezzo che dice lo 0,25% del PIL di supporto militare continuo all'Ucraina, questo stiamo parlando. No, ma non è di questo, come no, di questo stiamo parlando. Lei credo stia parlando del documento del Parlamento europeo. Certo, questo è il Parlamento europeo, punto. Chiaro che noi poi ci impegniamo. Quel documento stanzia dei fondi per l'aiuto militare all'Ucraina, li stanzia indirettamente in parte attraverso lo sviluppo dell'industria bellica europea. Poi c'è il memorandum del governo dove, a quello che si è visto e letto, il memorandum del governo non specifica interventi finanziari e tantomeno in armamenti. Sì. La somma attualmente sugli armamenti, e l'Italia è l'unico ormai paese che tiene segreto quello che è l'aiuto militare all'Ucraina, le stime più autorevoli sostengono all'inizio del conflitto il nostro aiuto sia stato valutato in 2,2 miliardi di euro. In due anni. Ed è, in due anni, ed è una somma inferiore agli alleati, ma molto alta rispetto alle nostre risorse, perché siamo un paese che per scelta non destina cifre apportate sulla difesa. Però ecco, proprio quella necessità di informazione che lei ha sottolineato al Parlamento sulla politica estera e sulle missioni militari, che io reputo sacrosanta, perché il Parlamento deve essere sovrano, deve avere il pieno controllo su questo, e in passato non c'è stata spesso su anche missioni come l'Afghanistan o altri casi, non perché ci fosse qualcosa da nascondere, ma perché è giusto che il Parlamento abbia un pieno accesso alle informazioni. In casa non questo c'è, no? Possibilità che 0,1 centesimo esca dalle casse dello Stato se non c'è l'autorizzazione del Parlamento. Grazie, quindi prima ci si impegna, poi dopo si dice se il Parlamento non autorizza non esce un centesimo dalle casse dello Stato. Ma infatti funziona così, che tu hai detto, non c'entra, si fanno nulla. Gli accordi, poi dopo si dice non al Parlamento sotto ricatto, ma noi come paese ci siamo allora, impegnati, che figura ci facciamo? Dossieraggio, voi accusate il centrodestra di vittimismo, ma lo stesso Cantone ha parlato di numeri mostruosi, ha detto che c'è uno spionaggio particolarmente concentrato ad esempio sui fondi della Lega. Il punto è che io credo che il partito più danneggiato sia il Movimento 5 Stelle, che ha avuto un dossieraggio, uno spionaggio del presidente Conte anche nei suoi affetti più particolari. Nonostante questo, noi siamo uomini e donne che amano questo paese e che non si abbasseranno mai ad usare temi come questo per campagna elettorale, perché tutelare i presidi anticorruzione e antimafia è importantissimo in questo paese, e soprattutto mentre si distribuiscono i fondi del PNRR, e fare quello che sta facendo la destra, cioè attaccare un uomo di Stato, un simbolo dell'antimafia come Cafiero De Raho, per fini elettorali è una cosa ignobile che danneggia questo paese. Quale può essere il click, non magico, ma insomma La cosa importante è essere interprete di una coalizione, lui lo sta facendo benissimo con una coalizione allargata dove tutte le forze politiche progressiste lo sostengono, ed interpretare il progetto in maniera credibile. Quello che è successo in Sardegna è proprio questo, che non c'erano capi popolo, io non mi sono mai sentita Mosè che si caricava i sardi sulle spalle e li portava sulla terra promessa, ma ho parlato alla mia gente da sarda, e questo è quello che lui sta facendo con gli abruzzesi, parla da abruzzese credibile al suo popolo, alla sua gente, alle persone che lo sostengono, ma anche ai tanti che non vanno a votare. Quindi la cosa importante sarà convincere quelle persone che credono che la politica non sia importante, che la politica abbia smesso di essere la loro voce, che in realtà è un cambiamento possibile, e Luciano veramente interpreta un cambiamento autorevole. Cosa succede? Ai 5 anni di questa giunta, a me la cosa che ha impressionato in Abruzzo a vedere questa sfilata di ministri, così come è successo in Sardegna, che non parlano mai dei problemi reali ma si lanciano in promesse di infrastrutture mirabolanti, di cose che accadranno magicamente gli ultimi giorni della campagna elettorale. E allora, ecco, credo che le persone debbano distinguere questo. Allora, altre due cose al volo, perché posso anche lei deve partire. Lei lo ha ricordato poco fa, noi abbiamo messo in fila i numeri. Guardate, cari telespettatrici e cari telespettatori, dal 21 febbraio al 7 marzo
Mandiamo la grafica pure, senza, sulla, ma coprite la mia faccia, tenete quella della Todde, ma mandiamo questa grafica. 14 ministri, 11 tra viceministri e sottosegretari, 38 come numero, almeno 38 come numero di trasferte. Vabbè, uno potrebbe dire che la Todde è normale, il governo ci tiene, l'Abruzzo è una partita importante per il centrodestra. È normale che si faccia un po' di propaganda. Ma io ho semplicemente una considerazione da fare. Se Marsilio ha, sì, ma se Marsilio ha governato così bene, ha veramente bisogno della corazzata a sostegno? Io credo che se lui avesse governato bene, avrebbe delle cose lui da spendere con i suoi cittadini, avrebbe delle infrastrutture lui da dire che sono state fatte in questi 5 anni, non avrebbe bisogno di tutte queste promesse che invece servono semplicemente per ancora una volta alimentare quella che la fine di una campagna elettorale che ovviamente porta cose non fatte. Tra l'altro a me sorprende vedere quante somiglianze ci sono dei problemi dell'Abruzzo con i problemi che ho riscontrato in Sardegna, la sanità, i trasporti, la differenza tra le coste e l'interno. Loro ovviamente hanno un problema enorme di un evento catastrofico come il terremoto che ancora ha lasciato tantissimi strascichi e non è risolto. Ecco, questi rappresentano i problemi reali della gente. Poi onestamente la sfilata dei ministri e il cabaret che abbiamo visto in Sardegna e in Abruzzo direi che li lasciamo a loro. Che appunto come Claudio Verardi tutti noi ci interroghiamo su sto campo largo, larghissimo, larghetto, se poi regge o non regge. Regge se c'è un progetto serio, come ha dimostrato la Sardegna con Alessandra Todde, lì ha retto e la Sardegna, diciamo, ha dato un po' un moto, no? un movimento di partecipazione molto importante che credo che si sentirà anche in Abruzzo. Però io vorrei dire una cosa sull'Abruzzo, perché abbiamo visto il pellegrinaggio dei ministri, no? In sì. Questi giorni ci sono state, se non erro, lo diceva Parenzo stamattina proprio, 38 missioni in Abruzzo a spese nostre, di ministri e sottosegretari e viceministri in Abruzzo per andare a sostenere Marsilio, un presidente uscente che crede di governare un'isola perché ha detto che l'Abruzzo è bagnata da tre mari. Vabbè. E che ha governato, anzi sgovernato l'isola in smart working, che poi non ci sarebbe neanche niente di male, perché io sono a favore dello smart working, ma se almeno l'avesse governata l'isola che lui crede di governare, l'Abruzzo, perché in realtà la sanità abbiamo visto che in quanto a sistema sanitario, sanità territoriale, liste d'attesa, l'Abruzzo è una delle peggiori regioni d'Italia. Infrastrutture, hanno definanziato i progetti abruzzesi per oltre mezzo miliardo. Cioè la questione è, arrivano i ministri che fanno promesse invece di parlare delle cose che sono state fatte. No, invece di governare quando dovevano governare. Quindi di raccontare cosa hanno ottenuto. Non è che vai lì in pellegrinaggio adesso a promettere Mari e Monti, perché gli abruzzesi lo sanno quello che è successo in questi ultimi 5 anni. Ma tornando sul punto che lei mi poneva, in realtà Giuseppe Conte ha confermato quello che ha già detto tante volte, cioè che noi vogliamo costruire quello che è un campo giusto, alternativo alle politiche fallimentari di centrodestra. Parlavamo dell'Abruzzo, io sono stata a Pescara proprio l'altro ieri. Guardi, lì abbiamo una regione che sta chiedendo un cambiamento perché è messo ormai non è certo il diritto alla sanità, è il diritto a curarsi, ci sono i trasporti che non funzionano e arrivano da un governo di centrodestra che non è stato nemmeno in grado di spendere i soldi che gli ha portato il presidente Conte. Pensi che l'altro giorno alla Camera la collega Daniela Torto ha fatto un question time, lo dico per gli abruzzesi, ha chiesto se sono stati in grado di spendere i soldi per 500 milioni e che sono a rischio, anzi tagliati, 1800 progetti per quella regione. Parliamo di infrastrutture, sì. Trasporti. Ecco, noi vogliamo costruire su questo centrodestra che non è capace finisca. Nemmeno a spendere i soldi che hanno per dare risposte ai cittadini. Le voglio subito, caro Scarpinato, chiedere, visto che lei ha udito in questi giorni sia Melillo, il nuovo capo dell'antimafia, sia il dottor Cantone che sta conducendo l'inchiesta, solo partiamo da qui, un'impressione. Mi sono fatto l'idea che abbiamo un grosso problema. C'è una situazione che è fuori controllo, che riguarda tutte le istituzioni dove sono custodite delle banche dati, perché ogni giorno migliaia di esponenti delle forze di polizia, poliziotti, carabinieri, finanzieri,
per ragioni del loro servizio, accedono alle banche dati dove sono custoditi dati sensibili. Il sistema prevede che ogni accesso lasci una traccia informatica, però non prevede il controllo successivo automatico di tutti quelli che hanno fatto accesso. Ah. E così, come dimostra l'esperienza, quello che accade è che purtroppo c'è una cifra occulta molto molto elevata di accessi abusivi che vengono fatti per i più svariati motivi, a volte per curiosità personale, a volte per fare una cortesia a un amico, a volte per denaro, a volte per dossieraggio. Quindi c'è una falla nella sicurezza, lei ci sta dicendo. C'è una falla nella sicurezza proprio perché è previsto che chi accede lascia traccia, ma non è previsto che poi ci sia un controllo generalizzato automatico di chi ha fatto l'accesso. Per questo io sto depositando in Parlamento una proposta di legge che prevede il controllo obbligatorio a cadenza regolare in tutti gli uffici in cui ci sono banche dati di quelli che hanno fatto l'accesso. In questo modo non potrà più verificarsi un caso estraneo, perché facendo un controllo settimanale si potrà verificare che l'esponente di polizia ha fatto una serie di accessi che non erano assolutamente pertinenti a ragione di servizio. Le questo posso chiedere una cosa? Lei fa questa proposta di legge, in modo molto appena è scoppiata questa cosa, mi auguro che questa proposta sia, e mi impegno a seguirla da un punto di vista, come dire, televisivo, a raccontare che fine farà questa proposta di legge, mi auguro che sia firmata da tutti. C'è un problema di sicurezza nazionale, secondo lei, vista la sua esperienza di magistrato antimafia, oggi fa il senatore, ma c'è un problema di sicurezza nazionale? Ma guardi, allo stato delle indagini il procuratore di Perugia Cantone ha detto che non ci sono prove che in atto ci sia un problema per la sicurezza nazionale, ma potenzialmente potrebbe esserci, perché potrebbero esserci notizie riservate che riguardano esponenti istituzionali esposti che potrebbero essere venduti o ceduti a servizi segreti di stati esteri. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.